Ciao ragazzi, benvenuti nel covo di Weavile. Io sono Stefano e anche oggi, un po' come il mese scorso, voglio fare un video un po' chiacchierata. Perché oggi è un giorno particolare, cioè, oggi è il giorno della rotazione. È da mesi che ne parliamo, io ormai ho smesso di fare contenuti pre-rotazione, penso ormai da un paio di mesi, quindi davvero un sacco di tempo. Oggi però è il 10 settembre ed è il giorno effettivamente a partire dal quale le carte GX, in generale le carte che fanno parte di questa rotazione, non si potranno più giocare nel formato standard. Volevo semplicemente condividere due piccole riflessioni, questo sarà un video tra l'altro senza tagli, giusto due chiacchiere così, giusto per condividere un po' qualche pensiero, appunto su questa rotazione e su quello che significa per me, sia come content creator, sia come giocatore. Allora, chi mi conosce un po' anche, cioè nel senso, chi mi conosce anche al di fuori del canale, saprà che io ho giocato molto quando ero più piccolo, poi ho smesso per qualche anno, più o meno negli anni delle superiori, e poi ho ricominciato da qualche anno, ma non tantissimi. Sarà tipo 3 anni adesso che ho ricominciato a giocare. Il primo anno in cui ho ricominciato, ho fatto un annetto, diciamo, giocando solamente mazzi budget, senza fare tornei seriamente. Era, diciamo, solamente un modo per rimettermi un po' in carreggiata. Il gioco mi piaceva ancora, però volevo aspettare a ripartire in maniera competitiva, non volevo spendere troppi soldi e non avevo voglia di stare a testare più di tanto perché appunto stavo ricominciando a giocare. Poi dopo un anno mi sono detto, ok, a me però questo gioco piace davvero tantissimo, mi è tornata la passione che avevo quando ero piccolo. Era l'estate del 2019, avevo vinto una League Cup, la prima League Cup a cui... no, non è la prima a cui ho partecipato, però comunque era quella, la prima a cui ho partecipato seriamente, provando veramente a vincere, ed ero contentissimo. Giocavo un mazzo Quagsire strano che avevo inventato con i miei compagni di team qualche giorno prima e aveva funzionato. Poi per qualche settimana ho continuato a giocarlo, fatto qualche piccolo risultato qua e là e poi ho cominciato a perdere sempre perché vabbè l'effetto sorpresa era finito e vabbè. Perché mi sto dicendo questa cosa? Perché a un certo punto mi sono detto mi è tornato lo spirito competitivo, voglio vincere i tornei, voglio fare bene in questo gioco, voglio tornare a giocare in modo competitivo come prima. Però non posso continuare a farlo con mazzi inventati da me, così budget, perché sì, si può vincere con i mazzi non competitivi o comunque più rogue, però devi essere molto bravo per riuscirci, cioè devi avere veramente tanta esperienza e trovare proprio un'idea particolare, però è difficile, cioè ci sono i mazzi più forti per un motivo. E allora mi sono detto, stiamo umili, cioè è da un sacco di anni che non gioco, prendiamo quello che sarà il mazzo più forte di tutti, ma che mi ispira, perché voglio giocare un mazzo che mi piace, e vediamo di reimparare a giocare in maniera competitiva con questo mazzo. Era l'agosto 2019 e c'erano appena stati i mondiali. Gli ultimi mondiali di carte Pokémon che si sono disputati, perché poi naturalmente, come sappiamo, 2020-2021 non si sono fatti, e sono stati vinti da Henry Brand. Henry Brand che è ancora il nostro campione mondiale ed è l'inventore del cosiddetto mazzo Perfection. Perfection, che è il nome dell'abilità di Mewtwo. Non tutti sanno che il mazzo Mewtwo Welder è nato con questo nome e non tutti sanno appunto la storia di questo mazzo. L'espansione con Mewtwo, Unified Minds, Sintonia Mentale, era uscita proprio a ridosso dei mondiali e c'era gente che testava Mewtwo con tutte le carte più particolari. Henry Brand, insieme ad altri giocatori, tra cui Stefan Ivanov, che direi che tutti conosciamo se conosciamo un po' i giocatori più famosi del mondo, hanno avuto questa idea di mettere Mewtwo con Welder e di giocarlo con certi attaccanti. Non sono stati gli unici a pensare di giocare il mazzo così, ma Henry Brand sarà quello che ha vinto i mondiali. Io ho visto i risultati di quel mondiale e sono rimasto estasiato nel vedere quel mazzo. Ho visto anche le partite che ha giocato Henry Brand in live. Era qualcosa di incredibile. Un mazzo che era al contempo super esplosivo e super aggressivo, e a me piacciono i mazzi così, non mi piacciono i mazzi che impiegano tanto a vincere, ma riusciva anche ad avere tante tech e tanta... c'era tanto spazio da personalizzare e dovevi essere bravo per giocarlo. Cioè, un mazzo Mewtwo, un Mewtwo Welder, non è un mazzo per il giocatore che ha appena iniziato a giocare e che vuole imparare a giocare. Ci vuole tempo per padroneggiarlo. Il fatto che i mazzi Welder sono facili e c'è solamente fortuna è una diceria, non è assolutamente così che funziona. Specialmente Mewtwo, che in quel periodo giocava anche l'energia psico e quindi aveva ancora più attaccanti particolari. Io ho visto quel mazzo e ho detto, questo è esattamente il mazzo che voglio provare. Secondo me quello è il mazzo più forte di tutti. L'ho provato, ci ho messo tanti, ma tanti mesi a imparare a usarlo, però diciamo che mi ha accompagnato nel mio ritornare a giocare in maniera competitiva. Perché fino ad allora avevo giocato un po' dei mazzi rogue, come vi dicevo prima, però imparare a giocare Mewtwo Welder, giocare contro i vari mazzi, quindi imparare anche i matchup, ricominciare a conoscere le carte che c'erano in formato,
Cioè, davvero, io ho ricominciato a giocare seriamente al gioco di carte Pokémon grazie a Mewtwo Welder. Ed era un mazzo che mi stimolava moltissimo, perché io, cioè, per divertirmi in questo gioco, devo giocare un mazzo che mi richiede di fare tante scelte. Io devo iniziare il turno e dire, ok, in questo turno non devo fare questa cosa. Io posso fare 10 cose. Qual è la cosa migliore che posso fare? A me sono questi qua i mazzi che stimolano. Avete visto di recente anche il video su Sylveon o le live? Se li avete visti? A me piace quel mazzo, perché tu puoi fare un sacco di cose. E lo stesso vale per Mewtwo Welder e per altri mazzi che ho giocato in passato. Ci ho messo tipo 5 mesi a imparare a giocare, a mio avviso, bene questo mazzo. I primi 5 mesi, davvero, facevo tornei, andavano un po' così e vabbè. Poi alla fine, un po' perché forse di giocare lo stesso mazzo per 5 mesi, ci sta che impari a giocarlo bene. Un po' perché comunque anche i miei compagni di team sono giocatori molto forti, quindi mi hanno dato una mano. Alla fine c'è stato il torneo principale che ho fatto, quello che mi ha dato il risultato più grande da quando ho ripreso a giocare, perché poi comunque c'è stata la pandemia, quindi in real non c'è stata neanche più occasione, che è stato il regionale di Bochum. Lì ho portato un Mewtwo Welder molto particolare, che resta ancora la mia versione preferita di sempre, che era Mewtwo Welder con motore Giraci, ovviamente, e che giocava Moltres, Zapdos, Articuno GX con l'energia arcobaleno. E c'era dentro pure Cyrus Stella Prisma, che se giocate da poco non conoscerete neanche, perché era già ruotato l'anno scorso. Era un mazzo che dava tantissime possibilità. Era la versione ideata dai ragazzi australiani. C'è questo team di giocatori australiani fortissimi che in quel periodo praticamente ogni regionale che c'è stato l'ha vinto uno di loro, che intanto facevano il giro del mondo. Assolutamente fortissimi. E io stavo giocando quella versione di Mewtwo lì. E poi niente, c'è stata la pandemia e quindi chiaramente i tornei in real si sono fermati. Prima della pandemia comunque ho fatto qualche torneo qua in Italia che sono andati tutti molto bene, sempre con Mewtwo Welder. Mi sono quasi qualificato per i mondiali, mancavano giusto, tipo, credo 26 punti su 350, quindi c'era ancora mezza stagione, quindi comunque un po' di punti ero riuscito ad accumularli, e basta, nel senso. Poi con la pandemia ho comunque continuato a fare tanti tornei online, avevo fatto tutti i qualifier di Limitless, tra l'altro, piccola curiosità, l'unico torneo di tutta la stagione 2019-2020 che ho giocato senza giocare Mewtwo è stato un qualifier di Limitless, il terzo mi sembra. In cui ho giocato Spiritomb, che era un'ottima meta call, tant'è che poi Spiritomb avrebbe vinto addirittura l'Invitational, ma non ero capace di usarlo. Infatti, in quel weekend lì, il mio compagno di team ha fatto un buon risultato, l'avevamo testato insieme, perché l'aveva testato anche molto più di me, io invece veramente ero andato malissimo. Però gli altri tre, se non ricordo male, a tutti e tre avevo fatto dei due, che era stato veramente una grande soddisfazione. E forse al quarto no, non mi ricordo, forse anche al quarto avevo fatto dei due, ma non sono sicuro. E poi vabbè, l'ultimo grande risultato che mi fa piacere menzionare, anche perché almeno ho la scusa per menzionare i miei amici di Lost Zone, è stato un torneo organizzato da Lost Zone. Sapete che, o se non lo sapete ve lo dico adesso, Lost Zone TCG, che è un altro canale YouTube ma anche organizzatore di tornei, loro organizzano tornei regolarmente per ogni espansione e sono tornei online. E una volta ne ho vinto uno, sono tornei molto sentiti in Italia, e per me era stata una grandissima soddisfazione, perché era stato a ridosso della rotazione dell'anno scorso. E quindi ho detto, che bello, cioè, chiudere la stagione con un bel primo posto in un torneo italiano molto sentito. E infatti ho anche il tappetino, questo qua. Questo qua, che casualmente è proprio il tappetino di Mewtwo. Quindi boh, ero anche doppiamente contento quando mi è arrivata la posta a casa, che me l'hanno spedito, visto che era un torneo a distanza. E adesso io ho questo tappetino di Mewtwo bellissimo. E poi quest'ultimo anno, in realtà, ragazzi, perché poi dopo questa vittoria, pochi giorni, forse poche settimane dopo, ho aperto questo canale YouTube. E Mewtwo ho smesso un pochettino di usarlo, perché poi prima era uscito Dragapult, che già era un problema. Poi Eternatus, adesso pure Calyrex Psycho. Mewtwo, col passare del tempo, era sempre più difficile farlo funzionare. E quindi niente, ho fatto quest'ultimo anno, comunque tenendo testato Mewtwo, avete visto che chi ha seguito qualche live, comunque, ho fatto vari tornei giocando con Mewtwo, alcuni anche con dei buoni risultati, assolutamente. L'ultimo torneo è stato il POG, che ho giocato la settimana scorsa, quello è andato malissimo, però non tanto per il mazzo, secondo me, quanto perché appunto era un bel po' di tempo che non testavo il mazzo, ho fatto un bel po' di errori. Comunque sono soddisfatto, nel senso, Mewtwo con Umbreon VMAX è stata una versione veramente divertente, che dava ancora più possibilità al mazzo. Ed è stato bello giocare ancora un torneo serio, con tanta competizione in live, giocando Mewtwo Welder. Cos'è che ci aspetta adesso per i prossimi mesi? Sono tante cose interessanti, ragazzi. Io non è che adesso alcuni mi fanno la battuta in live e dicono, ma adesso come fai, che ruota Mewtwo, che ruota Welder? Allora, io per 2 anni ho giocato Mewtwo Welder, mi sono divertito un sacco, ma sono contento adesso di provare dei mazzi diversi. Perché nel senso, poi da quando ho aperto il canale, soprattutto ho giocato un sacco di mazzi.
prima magari giocavo mazzi, cioè giocavo meno mazzi e per più tempo, mentre adesso, cioè con questo canale, naturalmente devo portarvi due o tre mazzi diversi a settimana, quindi sto provando tante cose. Se dovessi darvi una risposta, proprio così, su due piedi, Sylveon VMAX è il mazzo che assomiglia di più, secondo me, a Mewtwo Elder dei mazzi che ci sono adesso. Perché Sylveon VMAX, specialmente la versione con Blaziken e Zeraora, vi apre un sacco di possibilità. Potete fare un sacco di attacchi diversi, scegliere di giocare la partita in modo molto diverso. È veramente un mazzo anche difficile da usare e molto personalizzabile. Mi piace moltissimo questa cosa. Quindi voglio andare avanti a testare bene questo mazzo e a capire bene come si inserisce nel meta. E poi naturalmente ragazzi, cioè, l'abbiamo detto varie volte in live, tra un paio di mesi, cos'è oggi? 10 settembre, l'ho detto anche prima. E quindi praticamente fra due mesi esatti uscirà Mew VMAX. Mew VMAX, allora, a parte che ho già fatto un video in cui ne parlo un po', quindi nel caso recuperatevelo perché approfondisco un po', adesso non sto a dire tutto. Però ecco, ci sono un po' di differenze tra Mewtwo e Mew VMAX. Perché Mewtwo era la carta più versatile, secondo me. Perché tu dovevi giocare un mazzo scegliendo un modo per caricare le energie e di conseguenza mettevi degli attaccanti. Se era Mewtwo Welder, giocavi gli attaccanti fuoco. Se era Mewtwo Rillaboom, giocavi gli attaccanti erba. Mewtwo Frozmoth, attaccanti acqua e così via. Poi ovviamente c'erano anche le versioni ibride con l'energia aurora, ci mancherebbe. Però l'idea qual è che è? Tu con Mewtwo potevi copiare qualunque Pokémon, ma dovevi soddisfare il costo energetico di quegli attacchi. Con Mew VMAX, tu a prescindere hai bisogno di due energie in colore. Quindi, certo, poi i Pokémon devono essere per forza in panchina, quindi non puoi dire scarto un Pokémon di fase 2 e lo copio con Mewtwo. Devi per forza mettere in panchina i Pokémon. Però appunto, i mazzi secondo me saranno più o meno, le varianti Mew VMAX secondo me saranno tutte più o meno uguali. Perché tu trovi un modo per caricare le energie, che sarà il modo più efficiente, vedremo se sarà Melania o se sarà qualcos'altro, e poi metti gli attaccanti in panchina. Al limite puoi cambiare gli attaccanti, però comunque Mew lo carichi sempre allo stesso modo. Quindi boh, sono un po' perplesso per questo motivo, perché ho la sensazione che Mew VMAX non ci permetterà di fare dei mazzi tanto versatili quanto quelli con Mewtwo. Con Mewtwo e Mew GX intendo. E questa è l'unica cosa che non mi convince tanto. Cioè secondo me a un certo punto ci sarà il mazzo Mew VMAX, che sarà la versione più forte di Mew VMAX. Però, cioè, poi dipende, perché magari stampano 100 carte Fusion, ed è chiaro, non possiamo farci restare tutte in un mazzo. Quindi poi magari ci sarà la versione di Mew VMAX che vuole attaccare anche con Upa, quello che vuole attaccare anche con Genesect. Sto parlando delle carte Fusion già rivelate. E quindi poi magari in quel caso lì si giocherà, che ne so, piatto di metallo, scambio di energia. Oppure addirittura Moltres con lo scambio di energia. Quindi sicuramente c'è la possibilità di variare un po' queste carte. Però non lo so, cioè la mia sensazione è che comunque Mewtwo e Mew GX rimarrà più versatile. Una carta che si può mettere veramente dappertutto, in qualunque mazzo GX, quando i mazzi GX sono ancora i mazzi più forti. Mentre Mew VMAX sarà semplicemente un mazzo, cioè si troverà il modo migliore di giocare Mew VMAX e basta. Però non lo so, cioè nel senso, io comunque sono ottimista, la carta mi piace un sacco, anche l'illustrazione è bellissima, quindi sicuramente è un mazzo che proverò e che approfondirò tantissimo. Sono curioso di vedere e spero che si sbrighino a rivelare altre carte Fusion, perché ok, ne ha rivelate una decina al primo giorno, erano tutte fortissime, poi voglio vederne altre adesso. Io voglio capire davvero quali sono le potenzialità di questo Mew VMAX. E niente, ragazzi, questa era una chiacchierata che volevo fare. Vedo che sono già passati tipo 15 minuti, è già venuta più lunga del previsto, però vabbè, ci tenevo un po' per me, così mi resta questo video ricordo in cui ho raccontato un pochettino tutta la mia storia con Mewtwo. E un po' anche per voi, perché magari qualcuno, non so, magari non mi conosce, oppure è arrivato dopo qualche mese, che ne so, mi sentite parlare sempre di Mewtwo, vedete gli altri che dicono Mewtwo, 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 perché Mewtwo? Ok, adesso vi ho spiegato la storia, vi ho spiegato perché mi piace così tanto questa carta, perché Mewtwo Welder, e che cosa mi aspetto per i prossimi mesi. Spero vi abbia fatto piacere, ragazzi, spero che non vi abbia annoiato questo video. Era un video così, improvvisato. Dai, ci vediamo prestissimo in live o con nuovi video. Ciao ragazzi!